Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly. Veloce antefatto, 1997-1998. Sono un soddisfatto utente di Infostrada. Utilizzo il servizio già da un po' di tempo, mi trovo molto bene, le tariffe sono interessanti. Improvvisamente un giorno, scorrendo la bolletta, guardando nel dettaglio degli addebiti, mi casca l'occhio, c'è una chiamata in Spagna di 3 secondi del costo approssimativo di 60 lire, circa 3 centesimi di euro. E mi chiedo, com'è possibile che ci sia una chiamata in Spagna di 3 secondi? Beh, Spagna il prefisso internazionale è 0033, per esempio Caltagirone il prefisso è 0933. Ecco che allora penso, vabbè, magari dovevo chiamare qualcuno a Caltagirone, mi è scappato il dito, ho sbagliato numero, e visto che subito dopo non c'è una chiamata a Caltagirone, probabilmente ho detto aspetta, ho sbagliato numero, ce l'ho memorizzato sul cellulare, ho fatto col cellulare, quindi non ho neanche guardato il dettaglio degli addebiti, sicuro che fosse quello. Poi 60 lire, 3 secondi di chiamata, è ovvio che c'è tizio, no? Ho sbagliato numero. Qualche mese dopo, mentre scorro l'elenco delle chiamate, è di nuovo Francia, 4 secondi, 80 lire 4 centesimi. E di nuovo penso, ok, Francia 0034, 0934 sarebbe Caltanissetta, però io non conosco nessuno a Caltanissetta, guardo un po', dopo non ci sono chiamate a Caltanissetta, guardo il dettaglio della bolletta del cellulare, non ci sono chiamate a Caltanissetta, beh, 80 lire 4 centesimi, gli vorrò contestare una chiamata di 4 centesimi, insomma, avrò sbagliato numero, però è strano. Passa un altro po' di tempo, un paio di mesi, una puntata di Striscia la Notizia parla di questo stranissimo fenomeno che tutti gli utenti di Infostrada, o pressoché tutti gli utenti di Infostrada, nelle loro bollette trovano ogni tanto una chiamata in Francia, una chiamata in Spagna, o una chiamata in Germania, di un massimo di 5 secondi, di un coso di 100 lire, una caramella, meno di una caramella. Decine di migliaia di utenti che si vedono addebitare 80-100 lire per telefonate che non hanno fatto. Di nuovo, sì, è una caramella, sì, ma se 100.000 persone si vedono addebitare 100 lire, sono 10 milioni. È un attimo, qualcosa non quadra. Striscia Notizia ne parla, chiede notizie a Infostrada, che ma no, ma sarà stato l'utente che ha sbagliato, ma guardi, l'utente che ha sbagliato uno, non decine di migliaia. E guarda un po', Infostrada promette che farà dei controlli, promette che verificherà. Fatto sta che queste telefonate spariscono. Infostrada era un operatore di rete fissa, poi si è fuso con Wind per la telefonia mobile, e da poco Wind si è fusa con Tre. Wind Tre, che è un grande operatore di telefonia fissa e mobile, e il 3 luglio 2020 Wind Tre è stato sottoposto a un'indagine, sono state indagate una decina di persone, tra cui anche proprio tra i vertici di Wind Tre, e sono stati sequestrati una decina di milioni di euro, per via di una presunta truffa che riguarda i servizi a microabbonamento. Ne parliamo oggi, un po' più in dettaglio, in questo episodio di Diario di Viaggio on the Road, per cui cominciamo. Sigla! Cos'è un servizio in microabbonamento? Tu hai il tuo bel telefonino, ma ti interessa, non lo so, ricevere l'oroscopo giornalmente, un bel SMS ogni mattina con l'oroscopo del giorno. Bene, ci sono dei servizi che ti permettono di ricevere l'oroscopo del giorno, oppure la suoneria più hit del momento, o la qualsiasi altra fesseria, ad un costo minimo. Per 2 euro a settimana ogni giorno ti mandiamo l'oroscopo, per 5 euro a settimana ti mandiamo 3 suonerie alla settimana, le migliori hit dell'estate. Bene, tu paghi questo abbonamento con il tuo credito, sono appunto dai 2 ai 5 euro a settimana, e hai a disposizione questo servizio. Se lo hai chiesto, se ti interessa, ci può anche stare, è un modo molto semplice di fornire questo servizio. Inoltre, questo piccolo abbonamento che paghi, per esempio 2 euro a settimana, il 50% va al tuo operatore di telefonia che veicola il messaggio, che veicola il servizio, e il 50% a chi crea il servizio, per esempio a quello che giornalmente prepara il tuo oroscopo. Quindi di 2 euro che paghi alla settimana, 1 euro va al tuo operatore di telefonia e 1 euro al fornitore del servizio dell'oroscopo, della suoneria, di quello che sia. 5 euro a settimana, stesso discorso, 2 euro e mezzo all'operatore, 2 euro e mezzo al fornitore del servizio. In realtà le percentuali sono leggermente diverse, ma il principio alla base è quello. Bene, dicevo, se ti sei fatto questo abbonamento perché sei interessato in questa cosa, ci può stare. Il problema è quando non hai fatto questo abbonamento a questa cosa, perché se tu hai un microabbonamento a 5 euro a settimana, ma usi il telefono per telefonare 2 volte alla settimana, tu ogni settimana sei lì a ricaricare 5 euro di credito,
credito, fai una telefonata e improvvisamente si è finito il credito sul telefono. Ma com'è possibile? C'è molto di peggio. Nel 2018 attivo una SIM con Wind. Una SIM molto speciale, si chiama Smart Security. È una SIM che non si mette su uno smartphone per utilizzarla giornalmente portandosi appresso il telefono, è una SIM che si mette su un impianto di teleallarme. Serve solo per quello, per gli impianti di teleallarme, per i GPS veicolari, perché ha una tariffa molto speciale, molto ridotta. Mi dà a disposizione ogni mese 50 minuti di chiamate, 250 SMS e 500 MB di internet. Scaduti i 500 MB di internet non naviga, scaduti i minuti e gli SMS ci sono, ogni singolo SMS a 29 centesimi, ogni singola chiamata a 29 centesimi al minuto sui secondi effettivi di conversazione. Questa SIM è speciale perché innanzitutto non scade dopo un anno dall'ultima ricarica, ma dopo due anni dall'ultima ricarica. Questa SIM ha un costo annuale, 24,90€, si paga una volta all'anno e ogni mese, alla scadenza mensile, si rinnova il conteggio degli SMS, dei mega di internet e dei minuti. Fa solo questo. Su questa SIM non sono attivi tutta una serie di servizi e non sono attivabili tutta una serie di servizi proprio perché è destinata a essere messa in un impianto di teleallarme. Sul contratto c'è scritto: i servizi microabbonamento non sono attivabili su questa SIM, sono disattivati dalla centrale. Gli SMS della banca che sono a pagamento sono disattivati su questa SIM da centrale, perché questa SIM deve essere utilizzata solo per un dispositivo di teleallarme. Bene, metto questa SIM nel mio impianto di teleallarme, funziona tranquillamente, viene prelevato il costo dell'abbonamento di 24,90€, c'era un po' di credito sopra, quindi gli rimangono 1,10€, una roba del genere. Si rinnova dopo il primo anno, gli avevo fatto un'altra ricarica, quindi altri 25€, 30€, adesso non mi ricordo. Fatto sta che, fatto il rinnovo, ci restano 3,10€ sulla SIM. Benissimo. La SIM funziona, finché una bella mattina attacco l'impianto di allarme e non mi arriva l'SMS di notifica che ho attaccato l'impianto di allarme. E mi chiedo come mai. Provo a far scattare l'allarme e non mi arriva l'SMS nella chiamata. Oddio, si è guastato l'impianto di allarme. Aspetta, vediamo se non è successo qualcosa a livello della SIM. L'impianto di teleallarme mi permette di utilizzarlo come un telefono via voce, provo a comporre il mio numero di cellulare, vediamo un attimo, magari non prende, è successo qualcosa alla SIM. Invece no, la prima cosa che sento dall'impianto a viva voce è «Wind, messaggio gratuito, il suo credito residuo è insufficiente». Ma come insufficiente? C'erano 3,10€! E al di là del c'erano 3,10€ ci sono i minuti e gli SMS. Com'è possibile che mi dice che il credito è insufficiente? Vado nell'area riservata e il credito è negativo. Chiamo il 155, scusi, ma la mia SIM mi dice che il credito è negativo, ma com'è possibile? Probabilmente si è attivato un servizio a microabbonamento. Scusi, com'è possibile? Magari lei ha cliccato. Che cosa ho cliccato? È una Smart Security! Sta nel mio impianto di teleallarme! Gli è cresciuta la manina all'allarme e si è messa a cliccare? No, allora effettivamente ci deve essere stato un errore di rete, adesso vediamo, provvediamo, controlliamo, insomma dopo una settimana mi ripristinano il credito, dopo un mesetto di nuovo la SIM non mi invia messaggi e non mi chiama. Vado a controllare nell'area riservata, stavolta il credito non è negativo, risultano esserci 3 centesimi, però non risulta esserci traffico. Richiamo il 155, senta, la SIM è una Smart Security, com'è possibile che il credito è sceso, se non risulta nemmeno traffico? A parte che se ci fosse traffico, prima di tutto dovrebbe intaccare i minuti e gli SMS del piano mensile. Ma sa, ma qua, ma là, ma forse c'è un trasferimento, ma forse c'è questo, ma forse lei ha cliccato, a ridagli costo ha cliccato! È un impianto di teleallarme! Non lo so, vediamo, facciamo, diciamo, insomma, mi faccio ripristinare il credito, non appena mi ripristinano il credito, prendo un'altra SIM di un altro operatore e faccio la portabilità del numero, proprio come si suol dire lo sfregio, perché tanto potevo buttarla via, quel numero ce l'avevo solo io. Arriviamo al 3 luglio 2020, indagine a Wind 3 per i servizi microabbonamento. Perché, come era successo per le telefonate in Francia, in Spagna, di Infostrada, ma cosa vuoi che siano 60 lire, 80 lire, neanche una caramella? Adesso il microabbonamento, cosa vuoi che siano 2 euro a settimana, 5 euro a settimana? Sì, insomma, sono pesantucci, sì. Ma se ha 1 milione di utenti, ogni settimana gli prendi 5 euro, fanno 5 milioni di euro a settimana! Fanno 20-25 milioni di euro al mese! Ecco che diventa un business molto interessante! Diversi utenti si trovano in questa situazione, e talmente tanti utenti che durante la conferenza stampa a seguito dell'indagine lo stesso magistrato, uno dei magistrati che ha iniziato questa indagine, dice di essere stato coinvolto anche lui, di essere una vittima anche lui,
c'aveva la SIM Wind e gli continuava a scendere il credito pure al magistrato. Ma naturalmente questo è partito contro Wind 3, ma è stata fatta una segnalazione all'antitrust perché si operasse anche verso gli altri operatori. Ma con Wind 3 c'è qualcosa di molto più grosso, perché a quanto pare c'era la connivenza di aziende esterne che raccoglievano decine e decine di numeri di telefono a cui attivare questi servizi a caso, e tra questi c'erano una marea di SIM machine to machine, tra cui la mia. Le SIM machine to machine sono le SIM che non le metti nello smartphone, sono le SIM che metti su dispositivi come teleallarmi, come tracciatore GPS della macchina, roba di questo genere, tracciatore GPS che metti al collare del cane. E ha attivato il servizio della suoneria predefinita per scaricarsi la suoneria di Marcarata di Ensegnalas ogni settimana. Eh sì, ecco, cos'è, il cane che si toglie il tracciatore GPS, mette la SIM sul cellulare e si scarica la suoneria? Vedete come è facile parlare di piccole cifre, com'è facile far diventare le piccole cifre cifre di una certa importanza? Vedete com'è facile fregare centinaia di migliaia di utenti, 2 euro a settimana a 100.000 utenti, senza andare troppo lontano, non voglio dire 5 euro a settimana a 1 milione di utenti, 2 euro a settimana a 100.000 utenti, su 200.000 euro alla settimana, 1 milione di euro al mese. Così. Ma lei ha cliccato! Vabbè, allora disattivatemelo. Ecco, è disattivato, e fra un mese, fra due mesi, fra tre mesi lo riattiviamo. Oppure, visto che abbiamo 20 milioni di utenti, 30 milioni di utenti, a scaglione ne attiviamo 300.000, ma man mano che li disattiviamo ne attiviamo altri. Chi vuoi che se ne accorga? E poi, quando qualcuno se ne accorge, ma lei ha cliccato! Ma che cosa ho cliccato? Voi che mi raccontate, siete stati vittima o siete tuttora vittima di servizi microabbonamento? Questa cosa è successa con moltissime persone sopra una certa età, perché pare fargliela apposta. Verificate le SIM dei vostri genitori, dei vostri nonni. Vi è successo qualcosa del genere? Vi era successa questa cosa? Magari siete stati clienti di Infostrada, anche voi avete avuto queste telefonate di 3-4 secondi in Francia, in Spagna, in Germania? Ci sono altre cose non proprio corrette che hanno fatto con voi gli operatori di telefonia fissa o mobile? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Sono molto curioso di sapere un po' che cosa ne pensate, o di sapere un po' che cosa è successo. Come sempre io sono Grizzly, spero di essere riuscito non solo a intrattenervi, ma soprattutto a farvi aprire gli occhi su un fenomeno di costume particolarmente fastidioso e particolarmente pericoloso per le tasche di tantissime persone. Se ce l'ho fatta, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social, in particolar modo con i vostri amici che si lamentano che continuano a ricaricare il telefono, ci fanno due telefonate e gli va giù il credito, affinché vadano a controllare che non ci siano attivi questi servizi in microabbonamento. Iscrivetevi al mio canale YouTube, è gratuito! GRATUITO non c'è il microabbonamento! E assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi ricordo il canale Telegram, sul doobly-doo e sulla scheda, per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, vado live sulle app social, e ricevere piccole curiosità dietro le quinte, gratuito anche quello. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!